Fabio Fazio intervista Macron. Rita Dalla Chiesa replica su Twitter. Domenica sera 3 marzo 2019, in prima time su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa? Fabio Fazio ha mandato in onda una lunga intervista che lui in persona ha fatto al presidente della Francia Macron. Un'iniziativa che ha creato un vero e proprio polverone sia televisivo che politico. In tanti hanno accusato il conduttore di essere andato a Parigi con i soldi che gli italiani pagano col canone Rai. Polemiche che sono state rispedite al mittente dallo stesso Fazio affermando che il biglietto aereo per la capitale francese se lo è pagato di tasca sua. Tralasciando questi particolari, dopo l'intervista mandata in onda sulla prima rete della TV di Stato, Rita Dalla Chiesa ha avuto un duro sfogo nei confronti del collega. Per quale motivo e cosa ha scritto? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i dettagli. Rita Dalla Chiesa e il tweet al veleno contro Fabio Fazio. Come accennato prima, Fabio Fazio ha raggiunto Macron in Francia per intervistarlo. Nel lanciare il filmato, però, il noto conduttore Rai è incappato in un tweet polemico partito da Rita Dalla Chiesa. L'ex presentatrice di Forum, che domenica è stata ospite da Mara Venier, ha usato delle parole abbastanza forti contro il collega. La donna gli ha lanciato una vera e propria frecciatina velenosa, accusandolo di non sporcarsi le mani nella lotta alla mafia. Lo intervisterete il figlio dell'imprenditore che si è suicidato a Gela, così giusto per sapere. Ha detto la Dalla Chiesa riferendosi all'uomo che di recente si è tolto la vita perché era stanco dei racket della mafia e che si è sentito abbandonato dalla istituzione. Ma non è finita qui, Rita ha rincarato la dose così. La lotta alla mafia con il solito giro di amici. Perché non suggerisce a Fabio Fazio di cominciare davvero a sporcarsi le mani con chi la mafia la combatte davvero e non nei salotti televisivi? Arriverà la replica del giornalista.